Il Next Generation in Recovery è un grande investimento sul futuro del nostro Paese, a partire dalle infrastrutture principali, che sono porti e ferrovie. Il porto di Trieste non è solo un porto importante dell'Adriatico, è uno dei porti principali dell'Unione Europea. Così Vincenzo Amendola, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega agli affari europei, in visita a Trieste, alla piattaforma logistica, un'occasione per inquadrare il porto di Trieste e tutta l'area produttiva del nord-est sul piano di ripresa Next Generation, a consolidare le basi per l'economia post-pandemia. Per connettere il Mediterraneo con i mercati dell'Europa centrale, ma per trasformare anche nuova energia, nuova innovazione, anche quella che è la forza di questo porto, che negli ultimi quadrimestri ha retto anche alla crisi del Covid. Quindi l'investimento che l'Italia farà nel recovery sul porto di Trieste e non solo, sul rifacimento del Porto Vecchio, che è una delle bellezze della città, darà forza a quest'area del paese, ma soprattutto a un porto capitale d'Europa. Un incontro, quello di oggi, propiziato anche da Francesco Russo, di Punto Franco. Voglio ringraziare Enzo Amendola. Era il modo anche di dimostrare che il lavoro iniziato anni fa in Parlamento insieme dà dei frutti concreti. Ha visitato la piattaforma logistica, la ferriera che sta cambiando. A lui ho chiesto due cose. Uno, di aiutarci in un ragionamento di Trieste metropolitana che riguardi anche la realtà trasfrontaliera con Capodistria e poi di sbloccare i punti franchi. Nelle prossime settimane lavoreremo insieme. Questo è un tema dal quale dipende il futuro di Trieste, la possibilità di dare lavoro ai nostri giovani.